arance 6. Stanno terminando le arance siciliane mentre aumenta la presenza delle bionde provenienti dalla Spagna, ottime per spremute. Asparagi 7. Sole alternato a piogge e temperature in aumento favoriscono lo sbocciare dei turioni, eccellenze della produzione trevigiana. Banane 6. Ottima come merenda per i vostri bambini, la banana nutre e rinforza l'organismo. Provatele in Macedonia con le fragole. Carote 6,5. Arrivano dalla Sicilia le ottime produzioni di carote nuove. Freschissime e saporite, sono da portare in tavola ogni giorno. Cipolle fresche 7. Ottime le cipolle fresche da affettare e consumare nelle prime insalatone di stagione per portare in tavola i sapori primaverili. Fagiolini 5. Aumentano gli arrivi dalla Sicilia anche se la produzione estera continua a essere presente nel mercato. Occhio alle provenienze. Finocchi 7. Ottimi da mangiare crudi. Sono sazianti, poco calorici e molto saporiti. Le provenienze sono tutte italiane, dal sud della penisola. Fragole 7,5. Dominano da diverse settimane i banchi della frutta. Le fragole sono ancora le regine della stagione. Buone le produzioni locali. Insalatine sfuse 7. Freschissime e saporite da acquistare a manciate giorno per giorno dal vostro fruttivendolo di fiducia. Ottime le misticanze. Lattughe 7. Ottime insalate di produzione veneta. Gentile, lattuga, cappuccia arrivano da tutta la regione. Eccellenza dalla zona di Lusia. Piselli 6,5. Sono arrivati anche i piselli veneti che insieme alle provenienze dal sud Italia sono freschissimi e di buona qualità. Pomodori 6,5. Oltre alla produzione siciliana, arrivano anche i pomodori dalla zona di Latina. Qualità, costi e sapori diversi secondo le provenienze. Non solo frutta e verdura, dal fruttivendolo capita sempre più spesso di trovare in vendita simpatici vasetti di piantine verdissime e vaschette con mazzetti dal profumo intenso e caratteristico. Sono le erbe aromatiche, preziose alleate in cucina, immancabili in certe preparazioni e profumati ornamenti di balconi e terrazze urbane in questo periodo dell'anno. Ne esistono di innumerevoli tipologie e varietà. Il loro utilizzo varia a seconda di nazionalità, gusto e ricetta che l'utilizzatore sta preparando. Nella nostra tradizione culinaria, quelle che vanno per la maggiore sono sicuramente salvia, rosmarino, basilico, alloro, origano, timo, maggiorana, menta, erba cipollina e prezzemolo, solo per citarne le principali. Nella nostra penisola, infatti, abbiamo la fortuna di vederle crescere quasi spontaneamente. Oltre agli incolti della macchia mediterranea, dove le erbe aromatiche profumano sotto il sole, anche nei nostri giardini possiamo coltivare con facilità siepi di rosmarino e alloro o tenere nell'orto o in vasetti sul terrazzo piantine di salvia, menta e timo. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.